Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'asta del secolo ha per oggetto i cimeli appartenuti al leader della storica band britannica. Fan di tutto il mondo hanno la possibilità concreta di accaparrarsi uno degli oggetti appartenuti a Freddie Mercury. Non più conservato gelosamente. Ora i pezzi che hanno segnato il successo di Freddie Mercury, il frontman dei Queen, saranno battuti all'asta. Il volere della sua ex compagna è indiscutibile. Pazzi di gioia i suoi fan. Non è uno scherzo entrare in possesso di uno dei suoi cimeli, ma i veri appassionati sono pronti a fare le offerte. Il gruppo musicale rock britannico è diventato soprattutto storia dopo la scomparsa del leader. I componenti della band inglese negli anni 70 erano composti dal cantante e pianista Freddie Mercury, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, a cui si aggiunse anche il bassista John Deacon. Freddie, Farrokh Bulsara all'anagrafe, è diventato una figura iconica nella scena musicale globale. Una voce strepitosa che usciva da una bocca contenente quattro incisivi in più mai corretti. Il fantastico performer era convinto che modificarli avrebbe cambiato il tono della sua voce unica. I fan sparsi in tutto il mondo hanno la possibilità di partecipare a un'asta per aggiudicarsi i suoi oggetti più preziosi e simbolici. Una raccolta di rarità conservati e lasciati in eredità alla sua ex compagna. Nel 1991 la Queen moriva per AIDS e la sua casa con tutti i suoi preziosi contenuti fu lasciata alla sua cara amica, l'amore della sua vita, Mary Austin, che ha ora deciso di vendere tutta la collezione privata. Gli anni sono passati, ed è giunto il momento per me di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo molto speciale della mia vita. Freddie è stato un collezionista incredibile e intelligente che ci ha mostrato che c'è bellezza, divertimento e conversazione in ogni cosa. Il grande tesoro comprende costumi da concerto, manoscritti di testi musicali e altri oggetti unici che hanno contribuito a scrivere la storia del grande artista. La casa londinese di Mercury è diventata un vero regno di culto per la sua figura leggendaria. All'età di 45 anni si è spento, lasciando dietro di sé non solo una grande carriera artistica ma anche un'immensa eredità con tutti i suoi tesori speciali, opere d'arte e l'iconica corona reale con tanto di mantello rosso. La mostra principale si terrà presso la Galleria di Sotheby's a Londra nel mese di agosto di quest'anno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dog, 'cause I can't.